primissimo player che ha portato Feng rank 35 nelle varie competizioni. Che gol di Alex qua. Bannati o Feng o Grom, perché sono entrambi molto forti. Cosa vuole fare qua? Attenzione, bella la ult. Mamma mia. No, è uno snipe. Raga, vedete che non succede solo a me. Non succede solo a me, ragazzi. Fantastico. Signori, prima di cominciare con il video di oggi, devo parlarvi di una cosetta. Ovvero dei Cha-Cha-Cha Challenge, ragazzi. Che sono questi cosetti disponibili in tutte le edicole dal 21 di gennaio, quindi tra pochissimo. E sono appunto delle mini challenge. Main sponsor della Keso Cup, ragazzi, la competizione che sta giocando anche il nostro team, il Play Totem. Ce ne sono 30 tipi diversi e ora ne provo a spacchettare uno insieme a voi. Allora, facciamoci un po' di spazio qua in mezzo, ok? La scatola contiene il minigame, o la challenge meglio, un fogliettino, ragazzi, che contiene tutte le challenge che magari uno giustamente vuole collezionare. Una sorta di carta, credo. Ah no, è un adesivo che potete attaccare dove volete. Le avvertenze e le istruzioni all'uso, che sono semplicissime, cioè stanno su un mini foglietto. Praticamente quello che devo fare è lanciare una shuriken. Allora, questa praticamente è una fragolina che, come potete vedere, è possibile tagliare a metà. La devo posizionare. Poi ho queste tre shuriken. Quello che devo cercare di fare è lanciarla e colpirla. Ok, non partiamo benissimo. E il fatto è che sulle istruzioni, se uno ci riesce, poi la challenge si può complicare. Tipo ad esempio l'ultimo livello è fai sponda contro un muro e colpisci la fragola. Ma io non riesco neanche a fare il livello 1. Sì, signori, ce l'ho fatta, ok. Ovviamente potete ricomporre la fragolina e passare al livello 2. Vabbè, ragazzi, per maggiori informazioni vi lascio il link in descrizione, vi lascio il video. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. E oggi, guardate un po', si parla di rank 35 e si parla di Feng. Questo al momento attuale è il record mondiale. 1345 coppe con il brawler livello 10, neanche all'11. Veramente imbarazzante. Pensate quanto fa differenza avere anche solo il brawler di livello 10 in questo periodo su Brawl. Ma quello di cui parliamo oggi non è lui, ma bensì è il primo, proprio il primissimo player che ha portato Feng rank 35. Video realizzato come sempre in collaborazione con Record Brawl Stars, link in descrizione. Il player lo conoscete molto bene, è MMA Russia e lo possiamo trovare facilmente andando nella classifica dei migliori Feng. Al momento attuale è il quinto, ma è stato il primo a raggiungere effettivamente questo risultato. A seguire c'è YD, Oldick, Dragon, insomma ce ne stanno a volontà, ma il primissimo è stato lui, MMA Russia, ragazzi. Tra l'altro il tutto fatto in streaming, quindi adesso andremo a vedere e reagire insieme alla sua streaming, dove effettivamente ha fatto subito il brawler al rank 35. Si conferma quello che avevo detto, ovvero brawler molto veloce, probabilmente molto anche competitivo. Quindi partiamo subito, ma prima non dimenticate un bel pollice in su, ragazzi, che è importantissimo. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. In tantissimi non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E ovviamente vi ricordo, in fondo allo shop potete inserire il codice FER, ragazzi, facilmente e velocemente, per poter supportare il canale e tutti i contenuti che porto su quest'ultimo. Ragazzi, partiamo a bomba. Oh, è da un po' che non facevo una reaction, devo essere sincero. Questo è un estratto della live. Si trova già a 1200 passacoppe. Notare qualche gol che va a fare. Proprio, vabbè, lo sappiamo, MMA Russia, ragazzi, player dei team Navi, player del team che è arrivato secondo ai mondiali, player che domina la ladder praticamente da quando gioco Brawl Stars. Non c'è assolutamente bisogno di presentarlo. Ovviamente non si è limitato a shoppare Feng, ma l'ha anche maxato e l'ha anche skinnato al 70, cioè con la 70esima soglia. Folle, veramente folle. Qua, ragazzi, in un attimo ha fatto due gol e possiamo vedere che si trovava in squadra con Alex, un altro player del team Navi, e stava già appunto sopra le 1002. Allora, come vedete, sfrutta molto bene i cespugli, però non si tiene neanche troppissimo alla larga. Sfrutta molto bene, guardate, le scarpe. Lo sapevamo che questa era la dinamica più interessante di questo brawler. E soprattutto si prende i suoi tempi per ricaricarsi la vita, perché comunque sia, anche se viene ittato, il buon Feng, come magari nel primo, come magari un Bull, si carica comunque la sua super. E guardate come la va a sfruttare bene la super, ragazzi. La super è proprio la chiave di volta per vincere il match. Qua ovviamente, insomma, c'ha anche un supporto non da poco. C'ha un Byron mid che lasera qualsiasi cosa, un Grom che è devastante. Qua si butta in mezzo per andare a trovare la kill, la trova ma non riesce a farla doppia come probabilmente voleva
fare, quali avversari riescono ancora a tenerlo. Guardate come sfrutta anche molto bene il gadget in questa fase per cercare sempre di fidarsi la ulti. E qua laserato da Byron, bello curato, va avanti dritto per dritto, ragazzi, guardatelo. Attenzione, rottura di Grom e va in porta, ragazzi. Cioè, guardate, qua stiamo vedendo due dei nuovi brawler, Grom, Fang, insieme. Probabilmente questa sarà una comp che magari non subito, perché qualcuno verrà sicuramente bannato, ma col passare del tempo vedremo anche durante le varie competizioni. Secondo me sicuramente nelle varie competizioni, che gol di Alex qua. Nelle varie competizioni verranno sicuramente bannati o Fang o Grom, perché sono entrambi molto forti. Diciamo che in genere i brawler cromati me li aspetto anche un pochettino più tranquilli. E invece no, ragazzi, cioè qua proprio come brawler cromatico fortissimo, secondo me. Guardate qua che ulti che fa, qua proprio ottimo utilizzo della ulti da parte sua. Comunque veramente molto molto interessante l'utilizzo della ulti. Vabbè, full teamando, ragazzi, ha completamente la strada libera per andare in porta, con il Byron dietro ancora che lo insomma cura come si deve. Veramente tanta roba. Attenzione qua, di nuovo ulti a disposizione, vediamo come la andrà a utilizzare contro un altro Fang. Guardate come se la gestisce molto bene. Tra l'altro, ragazzi, i matchup contro Fang sono molto importanti, perché lui stava a 1200 e passa. Trovare un altro Fang vuol dire che era contro un Fang che stava palesemente pushando. Quindi vincere queste partite qua era veramente importante. Strana questa ulti, molto strana questa ulti. Comunque, dicevo, appunto, partite molto molto importanti, perché probabilmente in questa partita qua si giocava il titolo di primo raggiungitore del risultato, insomma, di Fang rank 35. Sicuramente il player con cui stava giocando qua era un altro Fang in fase di push, come vi dicevo. Tanta roba comunque anche la coppa avversaria. Questa cana è un match abbastanza complicato. Vediamo comunque una Meg molto molto agguerrita. Notare qui come il Fang avversario riesca quasi a trovare la kill, sul Grom per andare in gol. Qua ottimo il push da parte di Meg. Arriva la ulti di Alex. Attenzione, ragazzi, cerca di sfruttare molto bene la ciabattona di Fang per caricarsi la ulti. Gli manca una hit, c'è quasi. Attenzione, eccola lì la ulti, riesce subito ad andare a pushare Meg, ma Meg ha fatto in tempo a trasformarsi. E qua potrebbe arrivare il gol per loro. Eh sì, si va sull'uno pari. Tra l'altro, che strano che è il gioco in russo, ragazzi. Fa molto strano. Ecco, questa è una cosa molto molto particolare. Come Fang, comunque sia, con questa dinamica della scarpa lanciata, riesca a giocare molto bene, nonostante sia effettivamente un fisico, anche nella fase di overtime. Ok, guardatelo qua. Si carica la ulti. Può letteralmente andare a pushare. Cosa vuole fare qua? Attenzione, bella la ulti. Mamma mia. Guardate come utilizza le ulti, ragazzi. Avete visto come l'ha fatta stagionare bene e come l'ha utilizzata poi per prendere tutti? È stato devastante, ha colpito tutti quanti. Ok, qua era contro un Fang molto più basso, aveva palesemente già pulito il matchmaking. E tra l'altro ricordiamo, come sempre, il matchmaking, ragazzi, che è un qualcosa di lunghissimo. Ok, guardate qua come ha shottato facilmente la Bea. La Bea in teoria dovrebbe essere un buon mid anti-tank, eppure con Fang, che più che tank abbiamo visto è più un dasher, ok, quindi è più un brawler veloce, è stata completamente counterata. Tra l'altro qui, piccolo fermo immagine, mostra anche la classifica, quindi questo screen dimostra che non solo è stato a livello mondiale il Fang che è arrivato per primo al rank 35, ma anche con un discreto distacco, perché guardate, è praticamente 34 coppe sopra al secondo, che era Trevor, sotto YD, a Chapi, insomma, tutti staccati tantissimo. E comunque il Ritter Rost, il player che ha battuto prima, era comunque il settimo Fang al mondo. Quindi sì, era 800 coppe. Magari uno dirà, vabbè, era basso. Sì, ma era il settimo Fang al mondo. Era un altro che giocava molto bene, sicuramente. Quindi insomma, lui con calma si può guardare la sua classifica. Può partire con l'ultimo match. E quindi, ragazzi, anche magari col matchmaking un po' sfavore, no? Che non ti trova la partita. Poteva permettersi anche in realtà di fare una lose. Andrà a fare adesso il rank 35 per primo al mondo, con una tranquillità pazzesca, ragazzi. È andato dritto come un toro. Ok, l'ha già trovato la partita, comunque onesto, onestissimo. Colt Tara Rosa, vediamo un pochettino come se la cava. No, è uno snipe. Raga, vedete che non succede solo a me. Non ci credo.
Non succede solo a me, ragazzi. Fantastico, fantastico. Vabbè, è un player molto conosciuto e molto amato comunque dalla community. Ci sta che succedano queste cose. Sicuramente se l'è meritato, sicuramente ci sarebbe riuscito lo stesso. E quindi, ragazzi, questo è il risultato. È arrivato a 1254 coppe. Non ha voluto strafare, non è andato oltre, non vuole fare record strani. Ragazzi, Feng, super clean, rank 35. Che dire, io Feng lo devo ancora sbloccare, ma chi lo sa che magari un push rank 30 non ci scappi. Lo scopriremo poi nei prossimi giorni. Un GG a MMA Russia, ragazzi, non vedo l'ora di vedere lui e il suo team Navi insieme al nostro team e tutti gli altri durante quest'anno 2022 sportivo, ragazzi, di Brawl. Chissà cosa succederà. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e ci becchiamo alla prossima. Ciao belli.